È arrivato stanco e provato dalla fatica nella tarda serata per fare tappa a Santo Stefano di Camastra. Prosegue in maniera instancabile il cammino verso il capoluogo siciliano di Cateno De Luca. Il sindaco di Sicilia, come ama definirsi, da tempo ha intrapreso un percorso per la conquista della presidenza della regione, ma la crisi del governo nazionale ha di fatto aperto nuovi scenari e dopo un'attenta analisi insieme al suo staff si è deciso di scendere in campo per la corsa al governo nazionale. Di necessità virtù si dice, e questo è stato. Se hanno stabilito a Roma di sciogliere le Camere, quindi votare il 25 di settembre, noi non potevamo permetterci di mandare il nostro elettorato alle urne senza una nostra presenza. Magari si aspettavano questo da Roma e magari anche un Election Day avrebbe significato per noi una sconfitta sicura. Oggi abbiamo ufficializzato la nostra strategia e stiamo lavorando, anche se questo per noi ovviamente è pesante, però stiamo lavorando ormai su una lista che sarà presente in tutta Italia e che dalla Sicilia già esce con percentuali bulgare. Questo caldo torrido certamente non aiuta questa impresa di Cateno De Luca che instancabilmente sta affrontando le fatiche in maniera quasi naturale, soprattutto nel vedere l'accoglienza e il calore che le viene riservato nei luoghi dove fino ad ora è transitato. La genuinità, la spontaneità, quell'affetto che va al di là dei ruoli e soprattutto anche quell'amicizia che è indispensabile in questi momenti. Io non sono di ferro, non sono un superuomo, sono uno come gli altri. Probabilmente rispetto agli altri sono una persona caparbia che facendo tutto con amore dà tutto se stesso e quindi mi consente questo di superare le difficoltà e soprattutto le difficoltà di superare anche le fatiche. E questo camminare, questo procedere, questa processione che è partita da Fiume di Nisi e che ci sta portando a Palermo, mi sta regalando tantissime sensazioni di condivisione non solo del percorso ma anche di solidarietà.